Sì, io vorrei illustrare invece la nostra mozione, che è relativa a un caso piuttosto specifico di utilizzo dei mezzi pubblici, in particolare della metropolitana, in quanto accade che mentre chi con i vecchi mezzi di superficie deve recarsi magari al mercato o a fare una commissione nelle vicinanze della propria casa, quindi nel proprio quartiere, e quindi deve effettuare un tragitto piuttosto limitato di qualche fermata e poi tornare indietro, può tuttora farlo con un solo biglietto, per cui avendo il biglietto che vale 90 minuti può timbrare, fare la commissione e ritornare, che ovviamente stia nell'ambito dei 90 minuti. Questo non è più possibile per le tratte dove le linee superficie sono state sostituite dalla metropolitana, in quanto la metropolitana, correttamente come avviene in tutte le parti del mondo, richiede un biglietto per ogni viaggio, e quindi anche se io faccio magari due fermate di metropolitana, esco, faccio la mia commissione, rientro e faccio altre due fermate di metropolitana, devo pagare due biglietti, ovvero 3 euro, oppure avendo i carnet magari 2,50 euro, una cifra del genere. Quindi questo rende la metropolitana totalmente non competitiva su questo tipo di utilizzo rispetto al mezzo privato, perché un abbonato, allora fa quello che vuole, ma chi non è abbonato, per fare magari le due fermate, cioè un chilometro e mezzo con l'auto, spende 20-30 centesimi di benzina, spesso tra l'altro in zone dove non c'è la sosta a pagamento, per cui chiaramente se il confronto è tra spendo 30 centesimi di benzina o spendo 3 euro con la metropolitana, la maggior parte delle persone va con la macchina, e quindi noi riteniamo che sarebbe utile introdurre questa possibilità di fare su una breve distanza andata e ritorno con un solo biglietto della metropolitana, quindi stando all'interno dei 90 minuti, se la persona che ha già timbrato un biglietto per entrare in metropolitana ritorna e si ripresenta al tornello a una distanza di 3 stazioni o meno dalla prima stazione dove è entrato, può effettuare un secondo viaggio con lo stesso biglietto senza dover ripagare. Questa cosa è stata discussa in commissione con i tecnici di GTT, che ovviamente hanno rimarcato che se uno vuole utilizzare molto c'è l'abbonamento e cose del genere, però tecnicamente hanno detto che bisogna verificare, ma risulta fattibile. Per cui a questo punto noi chiederemmo di dare un indirizzo del Consiglio Comunale, perlomeno per approfondire la questione e vedere se si può introdurre questo meccanismo di prossimità, che sarebbe credo molto apprezzato dai cittadini che abitano nei quartieri circostanti alla metropolitana, e che porterebbe molte persone che oggi non la usano, proprio quelli che non la usano e quindi dovrebbero prendere i biglietti singoli, a provare la metropolitana e magari dopo averla provata e utilizzata in questo modo, a utilizzarla più regolarmente anche per tutti gli altri propri spostamenti. Grazie.